Siamo con Marco Guidone, siamo arrivati a metà ritiro, però non voglio iniziare come di consueto con le domande su quanto sia faticoso il ritiro, quanto sarà lungo il campionato in Serie B. Partiamo un po' da quello che non si vede. Innanzitutto, con chi sei in camera in ritiro? Con Trevor, come al solito. Okay. Ah, era... Sì, ormai è una coppia, è una coppia fissa. ci troviamo bene, quindi sono rimaste le camere dell'anno scorso. Partendo dal presupposto che quando si finisce il doppio allenamento tra mattina e pomeriggio non si vuole far altro che riposare perché si è stanchi e tutto, cosa si fa in camera dopo aver cenato, ad esempio, prima che spengano le luci, tra virgolette? No, vabbè, magari stiamo un po' tutti insieme giù nella hall, facciamo due chiacchiere, ma in questo periodo siamo veramente stanchi e stiamo poco più di un'ora e poi saliamo in camera a riposare perché veramente abbiamo le gambe a pezzi. Poi magari in camera rimaniamo un po' a chiacchierare o andiamo in camera di qualcun altro. Mi ritrovo in camera con Giampiero ogni tanto, okay, per fare due risate almeno e poi andiamo a riposare perché in questo periodo sinceramente a me personalmente sono stanco. No, immagino anche tutti. A proposito di Giampiero, ci ha raccontato che c'è il rito di iniziazione per chi è appena arrivato, però eravamo rimasti sulla Ceccaroni perché eravamo al primo giorno, volevamo sapere un aggiornamento su chi ha cantato e come. Per ora in testa è Perisan. Ah, ok. Sì, perché ieri sera ha fatto uno show. Grande esibizione. Grandissima esibizione, non ce l'aspettavamo da uno molto silenzioso come lui, invece ha fatto cantare tutti i tavoli, quindi è stato veramente il numero uno ieri sera. Cosa ha cantato, non ti ricordi? Occidentali Scarma, roba del genere. Ah, bello. Sì, quella proprio... là... Siamo proprio sul pezzo. Ma non ce l'aspettavamo perché ha iniziato a ballare, tutti ci siamo guardati e poi abbiamo visto che partiva con questa canzone, è stato molto bravo. Ceccaroni ci hanno detto disastroso. Ceccaroni proprio da rimandato, da rivedere. Totale. Capelli non si era ben capito cosa ha cantato perché cantava in inglese. Ah, ok, e quindi... E per ora Perisan è il primo. Perfetto, passiamo invece adesso dai alle domande un po' più serie. Hai già parlato un po' del ritiro, sono due settimane fondamentali, poi saranno tre con quella di Bagno in Romagna. Che gruppo si stava venendo a creare? No, beh, il gruppo è fantastico come al solito, perché sono arrivati dei giocatori molto disponibili, soprattutto bravi ragazzi che hanno voglia di integrarsi subito, hanno subito veramente fatto gruppo con noi vecchi, tra virgolette, l'anno scorso. Quindi un giusto mix per ora, poi il mister alcuni li conosceva già, quindi ha anche confidenza con loro e riusciamo già a lavorare bene sul campo. Si è cambiato schema, si passa dal 4-3-1-2 al 3-5-2, almeno per quanto si è visto in questi primi giorni. Uno leggendo i numeri può pensare che magari per l'attaccante possa cambiare poco o niente. Spiegaci te cosa può cambiare, magari partendo anche dal presupposto che, come si è visto in questi primi giorni, arrivano tantissimi cross dalle fasce, arrivavano già l'anno scorso, però si sviluppa anche molto il gioco sugli esterni. Sì, sì, vabbè, è un modulo che comunque in qualche partita anche l'anno scorso abbiamo utilizzato, quindi noi conosciamo un po' questo modulo, sicuramente lo stiamo mettendo più a fuoco adesso, cerchiamo di fare cose che l'anno scorso magari non provavamo perché avevamo come modulo base il 4-3-1-2 ed è un modulo che va bene anche per noi attaccanti, comunque come hai detto te arrivano molti cross dalle fasce perché i quinti sono veramente, hanno un lavoro dispendioso da fare avanti e indietro sulla fascia e lo stiamo provando, per ora sta andando bene, adesso poi vedremo nelle amichevoli come andrà. L'anno scorso sei stato match winner a Vicenza, quest'anno arrivano altri derby importanti come con l'Hellas Verona, con il Venezia. Che emozioni si prova quando si gioca determinate partite? Beh, sicuramente sono partite speciali perché ho ancora in mente il pubblico di Vicenza, il gol sotto la curva, sono emozioni che ti porti dentro e che non ti andranno mai via. Quest'anno ce ne saranno, come detto, altrettanti belli e... vedremo, sicuramente sarà bello giocarli e poi magari essere protagonista sarebbe un sogno.